tutti e bentornati in un nuovo video dopo tanto tempo, non tantissimo però, non poco diciamo, perché sono stato assente 2 settimane, perché non ve lo dico, perché il prossimo video vedrete tutto quello che è successo in queste 2 settimane, quindi non vi dico nient'altro. Chiudiamo questa parentesi di perché sono stato via 2 settimane. Ma arriviamo al video di oggi. Nel video di oggi, come avete già capito dal titolo, vi porto un altro tutorial, che sarà un tutorial invece adesso con le monete. Io adesso uso una fish da casino, ma le Sucker Punch, ma si possono usare anche le monete. È una sparizione molto molto carina, molto d'effetto, ma molto molto semplice, che può stupire chiunque, tutti i vostri amici. Ma prima di cominciare vi ricordo che se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. E detto questo, io direi subito di partire come al solito, prima con la performance e poi con il tutorial. Buona visione! Come avete potuto vedere dalla performance, questa sparizione è davvero bellissima, stupisce davvero chiunque, e niente, adesso ve la insegno. Bene, eccoci al tutorial della performance della sparizione che avete appena visto. Come avete capito, ci servirà una moneta, una fish da casino, qualsiasi cosa che si può far sparire. E adesso vi faccio vedere la tecnica e poi ve la spiego nel dettaglio. Praticamente si prende la moneta così, la si fa vedere, la si fa girare un po' di volte così, e quello che apparentemente è che si vada a prendere la moneta in questo modo. In realtà quello che succede è questo, che la moneta finisce cade nella mano e poi sparisce. Quindi adesso ve la spiego nel dettaglio. Allora, si prende la moneta centralmente con medio in basso e pollice in alto, in questo modo centralmente, e con l'indice, se si vuole, la si fa girare. All'inizio non vi verrà perfettamente, basta un po' di allenamento. Posizionate il medio perfettamente al centro, il pollice esattamente al centro, e girerà benissimo in questo modo, come potete vedere. Quello che potete far vedere all'inizio è farla vedere ovviamente la moneta, che è completamente normale, la fate girare un po' di volte, poi avvicinate la mano e intanto tenete poi la moneta con tutte le 3 dita, tranne il mignolo perché non serve. Avvicinate la mano con pollice che va dietro il più in alto possibile, e la mano che da davanti copre la moneta e non deve far vedere che cade ovviamente. Mettete la mano davanti e appena fate per chiudere, lasciate la moneta, basta che alzate un po' il pollice e ovviamente per la gravità cade. Quindi tenetela giusta, in su, abbastanza, non troppo in su, avvicinate la mano, fate per chiudere, fate cadere la moneta nella mano, prendete, questa mano qua la mettete da parte, giù, così che non sta più attenta la gente, e concentrate l'attenzione su questa mano, magari la allontanate un po', e fate vedere che è sparita. Ve lo faccio rivedere, in questo modo si mette la mano davanti, così, appena si sta per chiudere la mano, alzate leggermente il pollice e la moneta cadrà, prendete nel pugno, la mano allontanate, la mettete da parte, allontanate questa mano e la moneta sarà sparita, e potrete far vedere la moneta che è sparita. Poi ovviamente potete in qualche modo farla riapparire, la moneta, in qualsiasi modo che volete potete farla riapparire. Da davanti diventa così, la prendo così con pollice e medio centralmente, le altre dita poi si avvicinano, la faccio girare un pochino, avvicino la mano, il pollice che va in su, la mano che sta per coprire, facciamo cadere la moneta, quindi così, tac, faccio cadere la moneta, adesso la moneta ce l'ho qua, o la fish da casino, abbasso la mano, la metto da parte, allontano questa per concentrare l'attenzione su questa mano e non più su questa, perché questa qua è sporca, tra virgolette, e faccio vedere che la moneta è sparita. Perfetto. Quindi, bene, siamo arrivati alla fine del video. Questo era il tutorial di questa sparizione che potete fare davvero a chiunque per stupire i vostri amici. È davvero semplice, come avete potuto capire, ma davvero impressionante. Spero che l'abbiate imparata. Se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuta la sparizione e la tecnica, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Vi ricordo di nuovo che se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi.